Stiamo andando a provare la California Tea sulle strade del rally di Monte Carlo. Ci aspetta la salita al Col de Turini. In questa prima parte stiamo sfruttando principalmente le doti di ripresa del nuovo V8 Ferrari, caratterizzato dalla gestione variabile della coppia. La vettura dispone di una spinta piena fin da 1500 giri. La spinta arriva in modo immediato. In pratica i vantaggi di un motore turbo senza il tipico ritardo nell'erogazione. Ora il percorso diventa più corposo. Va aggredito andando con più decisione. Valentino in sport. L'assetto è controllato, fermo. Lo sterzo diretto per un inserimento preciso con il minimo sforzo e il minimo input volante. I freni carboceramici di terza generazione sono sempre pronti, potenti e modulabili. Ancora un tornante, non c'è fading grazie alle nuove pastiglie, frenate sempre prevedibili, estremamente modulabili. Qui apprezzo nel frattempo moltissimo le sospensioni che copiano un fondo abbastanza sconnesso, preferibile forse utilizzare il tasto di accoppiamento per mantenere una ottima accoppiatura degli avvallamenti della strada. Nella guida cittadina la California T si apprezza al meglio con il cambio in modalità automatica. Il motore è incredibile, spinge fin dai bassi, non è necessario andare forte, però è bello sapere che lo puoi fare.